Ciao Drama, mi è stata data l'opportunità di testare due Charlie nuovi. Li ho provati, li ho comparati tra loro e con un mio hi-hat personale che uso da qualche anno e che io ritengo molto versatile e molto affidabile. I Charlie in questione sono della Media, marca a me molto cara perché utilizzo tantissimi piatti marchiati dalla fabbrica turca. Oggi metto a confronto una media della serie Arzat, il mio storico, uno della serie Lo-Fi e infine una Ahmet Legend. Quindi senza perdere tempo li provo e poi vi do le mie prime e rapide impressioni. Se ti piacciono questi contenuti, ricordati di seguirmi per stare sempre aggiornato sulle mie pubblicazioni. Prima di cominciare, ti ricordo di commentare, di dirmi che impressioni ti hanno fatto questi piatti e quale ti è piaciuto di più. Sarebbe bello confrontarsi e cominciare un discorso a riguardo. Suoniamo! L'Arzat è un piatto piuttosto classico, ben presente quando è chiuso, ma mai invadente. I piatti sono discretamente pesanti e la chiusura è molto equilibrata. È un piatto facile da controllare quando si utilizzano tante aperture. La colorazione, particolarmente scura di questo piatto, si ottiene durante il processo di raffreddamento in alcuni speciali sali. Il suono è scuro, è versatile, è adatto, secondo la mia opinione, a lavori in studio di registrazione o per quei batteristi a cui piace un Charlie leccato ma di carattere. Il Lo-Fi Rock è un piatto con martellature spesse, non so se si vedono, sono quelle che noi a Bologna definiamo bugni e sono martellature che servono a controllare le frequenze spaccandole. Ha una legatura, suona tanto anche da chiuso e in apertura il volume è piuttosto importante. La campana è tornita proprio per equilibrare il piatto che sguaierebbe, troppo quando è aperto. È sicuramente un piatto particolare, dal suono che io definirei industrial, se mi passate il termine, e che è sicuramente adatto a un acquisto accessorio piuttosto che indispensabile. Io, per esempio, lo comprerei per avere queste determinate caratteristiche, ma non per usarlo in tutti i contesti in cui suono.
L'Hamet Legend è un piatto versatile, più simile come caratteristiche all'Arzat, il primo che abbiamo visto, ma comunque è diverso. Ha toni molto caldi che si intuiscono da subito anche quando è chiuso. È dei tre piatti il più leggero e di caratteristiche estetiche anche il più classico. È adattissimo a ogni contesto, io lo considero bello in apertura ma mai troppo invadente. Rimane scuro di carattere e richiama un po' gli Zildjian K degli anni 90. Infine, ricordiamoci sempre che ogni piatto suona diversamente se cambia la stanza, se cambia l'asta in cui lo poggi, se cambiano i feltrini che gli metti intorno. Le variabili sono sempre tantissime e ogni batterista, quando sceglie un piatto, deve cercare di ricordarsi queste cose per poter trovare il meglio per sé. Lascio in descrizione i link con tutte le info utili per trovare i piatti a media. Ciao, alla prossima!